per il centro commerciale Primark, solo per il negozio e basta. La prossima volta che andrò a Milano, magari a ottobre che fa più fresco, adesso si muore di caldo, cioè sono in canottiera che siamo a giugno, vabbè, è già quasi estate. E bando alle ciance, la prossima volta conoscerò un po' di persone perché voglio conoscere un po' di ragazze di Milano, se ci sono. Se mi sta bene, comprerò altre, se no non spreco i soldi.
Con i saldi è più importante comprarmi delle scarpe estive, perché da ginnastica quelle che ho sono rotte e quindi mi servono. Mi piacerebbe avere dei mocassini, ma sono un po' maschili, non lo so se mi stanno bene. Allora, pelle larga con i pois, io amo i pois, anche se gli anni 50 sono finiti. Dovrebbe essere, adesso c'ho la spilla quindi non ci starà mai, però dovrebbe essere così. Così. Sì. Dovrebbe essere una cosa del genere. Sì, anche per truccarmi va bene, ne sono messo male, però dovrebbe essere così. O magari sulle orecchie, non lo so, così. Non lo so se mi sta bene, ma vabbè. Per 7 euro costava 5, ma poi la commessa mi ha detto no, non costa 5, costa 7,99, perché 5 euro era il prezzo spagnolo, non ho ben capito. Vabbè, capelli da lavare. Ok, questa comunque è la fascia morbidissima e mi piace tanto con i pois. Visto che Dino ha preso la camicia, gli ho chiesto, posso prendere quella fascia per capelli così almeno non muoio di caldo. Adesso li ho legati con la spilla, con l'elastico, ma questa qui è un ottimo metodo anche per uscire e non patire il caldo. Adoro. Poi vi faccio vedere che alla Disney Store ho preso la tazza. Io amo le tazze e le uso anche. C'erano anche più grosse di quella rispetto a come l'ho presa io. L'ho presa piccola, normale come altezza. C'è anche più alta. Sono un po' infantile, ma è bellissima. Questa tazza di 101, carica di 101. E invece di averla pagata 12 euro, l'unica in offerta era questa. O c'era con il nanetto brontolo, o c'era con Biancaneve, ma non mi piaceva. Con Winnie the Pooh era anche bellissima, ma non mi piaceva. 6 euro l'ho pagata ed è bellissimo. Io amo il rosso e amo il bianco e il nero mischiati insieme. Quindi questa è fantastica. È un po' difficile da tenere qui, perché io di solito metto due dita, qua ce ne sta una sola, però è una classica tazza per le tisane, adoro. 6 euro, dalla Disney Store c'è un sacco di peluche, un sacco di cose, un sacco di bambini, e io sono una bambina. Poi da H&M Dino ha preso delle calze che gli servono, c'erano anche delle mutande da uomo, troppo divertenti. Con Spider-Man, Superman, fantastiche. Queste sono le calze, c'erano anche in tutte le tonalità del verde militare, e c'erano anche con l'ananas e con i cetrioli e con il fico d'India, con il cactus, molto belle. Da donna non sono andata a comprarle le calze io, perché le ho già, e come vi dicevo mi servirebbero un paio di scarpe nere da ginnastica, perché così butto via quelle mie. E mi piacerebbe avere un paio di stivali estivi, ma mi sa che estivi, gli stivali non esistono. E gli stivali invernali, autunnali ormai non li posso più mettere. I sandali aperti non mi piacciono, le ballerine, sì, ma sono già bassa, quindi non mi piacciono. Comunque, vedremo, ve ne parlerò ancora. Queste sono bianche, queste sono grigie, sono corte, classici calzini. Questo Adina, il suo colore preferito è questo blu, così bellissimo e piace anche a me. E poi ci sono blu più scure, non so se vedete. Questo è così. E poi c'è, allora questo è così. Vedete questi, ok. Non so come lo vedete, aspettate, ok. Così, queste sono più scure, le vedete, no? Rispetto alle altre che sono più scure, ok. E questo è ancora più scuro, sembra viola ma è blu, blu scuro. E poi c'è nero, classico nero. Sono dei calzini, vedete dove arrivano, ok. E anche questi senza saldi, sono costate poco. C'erano anche dei cravattini verdi, blu, neri, grigi con i fiori da uomo, taglia 40 42, 7,99 euro. Ok. Volevo farvi vedere anche un'altra cosa che non c'entra niente con gli acquisti, ma sabato, invece di andare a vedere Molinaro alla fine, che è un DJ che a Dino non piace, che vive comunque qua in Piemonte a Torino, ho visto su RDL il concerto di Fabrizio Moro e guardate che meraviglia. Ho fatto delle foto con
visto che lo adoro come cantante, come uomo, come persona, ho fatto delle foto e l'ho messo come sfondo. Fantastico. Sposato con due figli, però è una meraviglia. Ha una voce bellissima e canta meravigliosamente bene. I love you. Mitico Fabrizio, grande, bellissimo concerto. E anche a Torino viene tra qualche mese, quindi vado a vederlo. Forse. Speriamo. Andiamo avanti. Allora. Sì, ci sono più Primark adesso. Ok. Quindi vi faccio. Ah no, aspettate. C'è ancora Maison du Monde. Ho preso due cose. Make-up, tra virgolette. Perché cose per la casa io le comprerei. Ma ho la casa già arredata e quindi non posso comprare mobili, tavoli, sedie, eccetera. Neanche cuscini perché ne ho dietro di me, li vedete? Ne ho già tanti di cuscini, vedete? Ovunque ci sono cuscini e quindi non li posso più comprare. Dino se no mi manda fuori di casa. Coperte, plaid, pasta, tovaglie già comprate sempre da Lidl, compro sia i cuscini che copro i cuscini o da Ikea, tovaglie, plaid le compro sempre da Lidl. O da Ikea, o negozi di cose per la casa che ho anche qua vicino, a dove vivo, da Maison du Monde. Ho preso il catalogo e ve lo faccio vedere se volete in un altro video. Fatemi sapere, era gratis, in omaggio. L'unica a prenderlo sono stata io. Però guardate che meraviglia questo negozio. Maisondumonde.com, c'è il sito. Se avete il negozio fisico, andate a vederlo. Se no, andate a comprare qualcosa sul sito. Vicini di ammazzo. Scusate, questo è Maison du Monde. Chi non lo conosce, questo catalogo e questo negozio, tutti lo conoscono. A me piace tanto, ci sono un sacco di cose bellissime e i prezzi anche non troppo alti, direi. Quindi ho preso due cose. Allora, una. Scusate i vicini, spero che non li sentiate. Stanno lavorando, non è possibile. Stanno lavorando proprio oggi. Ho preso una cosa home decor, una decorazione per la casa da Maison du Monde. E una cosa di make up. Allora, questa è il primo oggetto. Da lontano ve lo faccio vedere. È una clessidra bellissima con questo color rame ed è bellissimo con questi sassolini. Voilà. Sentite i sassolini che scendono, guardate che meraviglia, metti a fuoco, ok, bellissimo, e l'ho pagata 7,99€, veramente una cavolata, inutile, però bella, mi piace, adoro le clessidre, è la mia prima e unica clessidra, ma è bellissima, mi piace tanto, Maison du Monde, 7,99€, questo è il negozio, bellissimo. E poi ho preso dalla cassa due cose in una. Fantastico, bellissimo. Piuma del peloto. Penna. Sono due penne bellissime. Guardate che meraviglia. Nessuno credo che abbia queste penne, solo io. Sono bellissime. Rossetto rosa, bellissimo, cioè stupendo, da mettere anche sulla cassettiera, sulla postazione make up che non ho, però sta bellissimo. Adoro il make up e i rossetti, quindi bellissimo. Poi allora, da Piazza Italia, anche se senza andare fino a Milano, ce l'ho anche qui a due passi il negozio, a 2,50€. Ho comprato questi orecchini invece che 5,95€, iniziano i saldi più o meno col 58% di sconto. Sono un pochino rovinati, rigati, però erano gli unici, quindi ho questi, ho questi. Mi sta piacendo il bianco, sto cambiando gusti, non so se mi stanno bene, se sono troppo grossi per la mia faccia. Ho preso questi orecchini qua a 2,50€. Non so se riesco a stapparmi il buco, diciamo ad aprirmi il buco, oppure se... Sono bellissimi, sono delle conchiglie, molto estivi, vedete, sagomati.
Tantísimo.
Sicilia, di granita, di chiacciolo al limone, buonissima. Siete mai andati? Cosa vi consigliate di comprare magari il prossimo anno? Fatemi sapere, commentate. E poi ho preso, perché avevo visto un sacco di video, c'erano dei pigiami anche belli, ma io l'ho già comprato da Lidl, vestiti anche lunghi, da oggi escono da Lidl dei vestiti, quindi non li ho comprati da Primark i vestiti, anche perché c'era troppa gente, quindi no, mai più di domenica, ma solo per stare al fresco siamo andati, e solo perché era 5 anni che volevo Express, perché senza PostePay e cose varie non posso.
posso pagare, a me piace pagare in contrassegno e poi online non mi fido a comprare. Quindi, a parte su Pomprey, diversamente non compro. Ma su Pomprey sono anni che non compro, quindi lasciamo stare. Compro più nei negozi fisici, appunto Primark, OVS, Piazza Italia, Jimmy G Moda, Chiabi, eccetera. Primark basta per 2 anni, non vado più. Se aspetto di là non vado più fino a tra 10 anni. Vabbè, ho preso, basta le ciance, questo pennellino. Cosa sto dicendo? Vabbè, a presto.
prossima volta una borsetta sicura, magari un plaid. Ma adesso fino all'inverno non vado più in quel negozio sicuramente. A presto ragazzi. Mitica Alessandra Amoroso e anche Annalisa. Io prima di te, il mondo prima di te. Bye bye. Come dice lei. Bye bye. Ciao, a presto. Cosa vi è piaciuto di più dei miei acquisti? Fatemi sapere, commentate.